Serie B. Appassionati. 10.000 persone a Monpiano per gara 1 di semifinale dei playoff tra Brescia e Livorno. Ci sono 18 punti di differenza al termine di 42 giornate estenuanti di regular season, ma stasera comincia tutto un altro campionato. La Serie B win nella fase più calda della stagione, gli spareggi per andare in Serie A. Fischia Ciampi, cominciano i playoff, comincia Brescia-Livorno. Schiattarella, di fatto rinuncia al corner Livorno per produrre il tiro da fuori di Emerson, parata di mento di Arcari. Felipe Sodigna, l'appoggio per Corvia, palla in curva. Inserisce anche Rossi, che poi libera la conclusione centrale parata da Mazzoni di Daniele Corvia. Si orienta bene Sabigna, Cenzoglu, poi Belinghieri. Dal limite Belinghieri, palla che fischia sopra la testa di Arcari. Emerson va direttamente in porta e stavolta Arcari non ha problemi. Tale da Finanzi. Felipe Sodigna sullo stesso passo. Mazzoni c'è. Scaglia. Mazzoni resta in porta. Il Brescia va in vantaggio. Al 35esimo ha colpito Lairone. Ha colpito Caracciolo. A 10 dal termine del primo tempo. Su un calcio d'angolo contestato dai livornesi. Passa il Brescia. Esplode Rigamonti. È 1-0. Serena Scaglia, linea di fondo, calibrato il cross, rasoterra, coordina male Felipe Sodigna. Un linea più alto di De Maio, poi Belinghieri, Belinghieri ha già il mirino sulla porta, palla toccata da Arcari in calcio d'angolo. Prego. Prende soltanto il fischio di Ciampi, che fischia in questo momento, comincia la ripresa. Uno contro due. Schiattarella al cross, Arcari a vuoto, Paulinho, il pareggio del Livorno, a Bomber risponde Bomber, Paulinho, sesto minuto della ripresa. Massaggiatore, Dionisi, a campo aperto, Duncan la mette in velocità, Arcari gli chiede, e poi è fuori dai pali, cerca il tiro da fuori. Caracciolo, Felipe Sodigna, ancora una volta una conclusione mancina, alta, si gira, si appoggia a Finazzi che restituisce, Mitrovic poi non trova l'incrocio, si gira nello stretto, Finazzi, decolla Mazzoni, eccola la parata, salva risultato. Brescia-Livorno pareggiano 1-1 l'andata dei playoff, si decide tutto all'Ardenza, domenica sera.